Il 28 giugno è cominciata la campagna di test di ET Alert, il primo sistema di allarme via messaggio lanciato dalla Protezione Civile. La notifica arriva insieme a un segnale audio, i telefoni squillano e per silenziarli l'utente deve per forza interagire. È un suono diverso che caratterizza l'allarme distinguendolo dalle notifiche o chiamate dello smartphone. La prima regione interessata è stata la Toscana. Il test è partito verso le 12. Il secondo territorio invece è stata la Sardegna e poi si è passati ad altre regioni. Ma cos'è ET Alert? ET Alert è il nuovo sistema di allerta nazionale della Protezione Civile che prevede l'invio di un messaggio di allarme in caso di emergenza, con l'obiettivo di avvisare tempestivamente la popolazione e i cittadini che si trovano nella stessa area in caso di pericolo. Per utilizzarlo non c'è bisogno di nessun tipo di app dedicata. Nel momento in cui la Protezione Civile individua un'area interessata da un'emergenza, parliamo soprattutto di fenomeni di tipo geologico, può decidere di inviare un messaggio per allertare tutti i cittadini interessati. Sul portale ET Alert vengono specificati gli eventi per cui sarà utilizzato. Il messaggio di ET Alert è il suono che arriva sul cellulare. Quando arriva la notifica di ET Alert sullo schermo degli utenti compare un messaggio in cui si chiarisce che si tratta di un test. Avvisi di emergenza, questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Il messaggio è sia in italiano che in inglese, ma oltre al messaggio ci sarà anche un segnale audio e una notifica con una suoneria definita per questo servizio. Nel messaggio si chiede di compilare il questionario ufficiale che serve per capire come sono andati i test. Come funziona il cell broadcast su cui si basa il sistema ET Alert? La tecnologia utilizzata è quella del cell broadcast. Il messaggio viene inviato a un gruppo di celle che sono geograficamente vicine, in un'area delimitata interessata dall'emergenza. Il sistema è solido e quasi efficace. Il messaggio arriva anche dove non c'è campo. Non serve una connessione internet, quindi funziona anche per chi ha finito i dati mobile o comunque non ha un piano di abbonamento alla rete. I messaggi ovviamente non arrivano se lo smartphone è spento. La notifica interrompe qualsiasi funzione dello smartphone e finché non si interagisce non ci si può spostare verso altre funzionalità.